Dal Vangelo secondo Matteo. Una buona domenica a tutti. La scorsa settimana, ricordate, noi abbiamo ascoltato la parabola del vignaiuolo che era molto preoccupato per il lavoro nella sua vigna ed era uscito ben 5 volte sulla piazza del villaggio per trovare dei lavoratori. Nella parabola che ascolteremo quest'oggi, Gesù riprende l'argomento della vigna. E questa immagine noi la ritroveremo in una parabola anche la prossima domenica. Vuol dire che il lavoro da svolgere in questa vigna al padrone, che è Dio naturalmente, preme davvero tanto. La vigna, dicevamo la scorsa domenica, è il regno di Dio, il mondo nuovo, l'umanità nuova che i discepoli di Cristo sono chiamati a costruire. La scorsa domenica Gesù ci aveva indotto a identificarci con gli operai della prima ora, quelli impegnati, generosi, che si mettono subito al lavoro, che si trovano sulla piazza del villaggio alle 5 del mattino. Però alla fine, quando si è trattato della paga, ci ha fatto anche identificare con gli operai dall'occhio cattivo, cioè che non vedono di buon occhio che Dio doni tutto il suo amore anche a coloro che non lo meritano, perché Lui è buono. Comunque, domenica scorsa noi eravamo dei servi. Oggi, nella sua parabola, Gesù ci promuove, ci fa salire di grado, ci colloca a un livello molto superiore. Nella parabola che ascolteremo, noi diventiamo i figli del padrone. E siccome siamo di famiglia adesso e la vigna è un bene di famiglia, siamo chiamati a un impegno diverso, perché trattandosi di roba nostra, allora siamo più disposti a sentirci interessati e impegnati. Bene, a chi racconta questa parabola? Gesù è giunto a Gerusalemme da pochi giorni e appena arrivato la prima cosa che ha fatto è stato purificare il Tempio, ha cacciato quei venditori e sono cominciati quindi le dispute con l'autorità religiosa che già non lo vedevano di buon occhio, sono 3 anni che lo sopportano, lo considerano un eretico che insegna false dottrine su Dio e poi non pratica le prescrizioni della tradizione rabbinica. Matteo ci dice che Gesù in quei giorni trascorreva le notti a Betania, poi al mattino andava in città e cominciava a insegnare nel Tempio, probabilmente sotto il portico di Salomone. È proprio qui che noi lo troviamo quest'oggi. Ed è lì, nel Tempio di Salomone, che giungono gli anziani e i capi dei sacerdoti per affrontarlo e gli chiedono: chi ti ha autorizzato a fare ciò che hai fatto? E chi ti permette di insegnare qui nel Tempio? Tu non hai alcun titolo per fare queste cose. Gesù risponde con una controdomanda. Chi ha dato l'autorità al Battista di predicare? Voi o gliel'ha data Dio? Quelli non gli rispondono, non lo sappiamo, dicono. Bene, cosa intendeva dire Gesù? C'è un'autorità che date voi, ma c'è un'autorità superiore che viene da Dio. Stava dicendo Gesù, è Dio che mi dà l'autorità di predicare come la dava direttamente ai profeti. Erano loro che dovevano comunicare al popolo quelle parole che Dio poneva sulla loro bocca. Quindi c'è un'autorità superiore alla vostra. E continua con la parabola. Notiamo, Gesù ha degli interlocutori che non sono dei peccatori, dei dissoluti, no,
sono le persone religiose, pie, devote, osservanti scrupolose di tutti i comandamenti, quindi persone rispettabili, e sono la massima autorità religiosa. È per loro che Gesù adesso racconta la parabola. Sentiamo come lui li coinvolge. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Quando un rabbino iniziava una parabola parlando di un padre e di un figlio, tutti capivano, sta riferendosi a Dio e a Israele. Israele è chiamato nell'Antico Testamento il figlio di Dio. Per bocca di Mosè, Dio dice al Faraone: Israele è il mio figlio primogenito, lascia partire il mio figlio. Oppure attraverso il profeta Osea dice: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E poi commovente la supplica accorata di questo popolo che si trova in esilio e si rivolge al Signore dicendo: tu sei nostro padre, noi siamo argilla, opera delle tue mani. Gli interlocutori quindi di Gesù sono rimasti stupiti dal fatto che lui abbia cominciato la parabola parlando di un padre e di due figli. Dio ha un figlio soltanto, i pagani, i pubblicani, i peccatori, le prostitute sono persone immonde, non figli. Dio ha un figlio soltanto, Israele. Fermiamoci un momento. Siamo così sicuri che a pensare in questo modo fossero soltanto i capi religiosi del tempo di Gesù? Non abbiamo sentito forse qualche cristiano che ragiona allo stesso modo, che ritiene che Dio abbia soltanto un figlio? I figli buoni, quelli che osservano tutti i comandamenti, quelli che sono andati fuori strada non sono più figli di Dio. Ogni uomo ha impressa indelebile l'immagine di Dio. A ogni uomo Dio ha donato la sua stessa vita. Uno ci deve pensare prima di mettere al mondo dei figli. Quando li ha messi al mondo, questa paternità non può più essere cancellata. Mettiamocelo bene in mente. Dio ha due figli, quelli buoni e quelli meno buoni. Anche i più scapestrati rimangono sempre suoi figli, anche i criminali, diciamolo alla parola che ci disturba tanto, sono sempre dei figli di Dio. E poi teniamo presente che la figliolanza divina non la si ottiene per merito, e quindi nessuno è più figlio di un altro perché è più buono. La somiglianza con il Padre del Cielo può essere molto deturpata, ma l'identità di figli di Dio non può essere cancellata. La vita divina la si riceve in dono, come si riceve in dono dai genitori la vita biologica. E questo ci porta quindi a comprendere la fraternità universale di tutti i figli di Dio. Posto quindi questo fatto, che Dio ha due figli, quelli buoni e quelli meno buoni, e accettiamo quindi questa verità, a chi adesso Gesù con la parabola vuole dare una lezione? Chi è che lui vuole convertire? Indubbiamente i pagani, i ladri, i briganti, i pubblicani, i peccatori. Non sono certo persone buone da imitare, anche loro devono cambiare, devono convertirsi. Ma la parabola di oggi è per convertire i giusti, quelli della prima ora, quelli che pensano di essere gli unici figli di Dio. Sentiamo come adesso il padre si rivolge ai suoi figli. Avvicinatosi al primo, disse: figlio, oggi
va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose, non voglio. Ma poi, cambiata idea, vi andò. Si rivolse al primo e gli disse, va a lavorare nella vigna. Non è una bella traduzione. Il testo greco dice proserthon, da proserchomai. Avvicinatosi, accostatosi al primo, non si presenta come un sovrano distaccato che dà un ordine, no, ma è un padre che si avvicina con affetto perché vuole coinvolgere il figlio nel lavoro della vigna, gli vuole far capire. È un bene di famiglia, ti deve interessare questo lavoro. Lo prende sotto braccio per convincerlo. E poi impiega un termine bello per dire figlio, non pais o hylios, ma tecne, che viene dal verbo ticto, che significa dare alla luce, partorire, cioè c'è una sfumatura materna in questo modo di rivolgersi al figlio. Va a lavorare nella vigna, cioè prendi coscienza che tu sei figlio, non sei un servo. La vigna è nostra, interessa a tutti coloro che vivono in questa casa. Se vuoi dare un senso alla tua giornata, va a lavorare nella vigna, impegnati. Rendi bella la tua vita dandogli un significato grande. L'oggi rappresenta tutta la nostra vita che deve essere giocata nel lavoro della vigna del Signore, e lavorare nella vigna del Signore significa produrre uva, vino, cioè amore, gioia, vita per ogni figlio di Dio. La risposta è negativa e dura. Non voglio, uthelo in greco. Chiaramente questo figlio aveva in mente altri progetti, pensava che la sua giornata avrebbe avuto più senso facendo ciò che lui aveva in mente. Il no di questa parabola è il segno della ripulsa della nostra natura biologica alla proposta di impegno che ci fa Gesù nel suo Vangelo. La sua proposta è impegnativa. Se uno risponde subito sì, vuol dire che non ha capito. Qualcuno pensa che ciò che il Signore ti chiede come lavoro nella vigna del Signore sia qualche devozione, qualche intimismo spirituale. Allora uno dice anche subito di sì, ma quando capisce ciò che realmente il Vangelo ti chiede, allora necessariamente dice no. Questo no è il segno che ha capito. E ci si arriva pian piano a lasciarsi buttare all'aria i progetti che invece noi avevamo in testa, perché siamo noi questo primo figlio, poi saremo anche il secondo, ma intanto siamo il primo. Pentitosi. Come mai ha riveduto la propria scelta, la propria posizione? Ha riflettuto, ha cambiato idea, perché si è reso conto che chi gli chiedeva di andare nella vigna non era un padrone, era suo padre di cui lui conosceva l'amore. Sapeva che il padre gli voleva bene, e se mi vuole bene e mi dà questa indicazione, significa che ciò che lui mi propone è bello, anche se è impegnativo, faticoso. Di questo padre io mi posso fidare, perché lui vuole che il mio oggi, cioè tutta la mia vita, sia bella e abbia un senso. Se invece lo ritengo un padrone che mi tiranneggia, che mi impone senza motivo ciò che lui comanda, allora io cerco di fare ciò che mi piace. Ecco la ragione per cui tante volte noi preti sbagliamo nella nostra catechesi, quando presentiamo ciò che la parola di Dio ci richiede.
senza aver prima detto chi ci rivolge questa parola. Soltanto quando noi abbiamo capito che chi ci chiede di fare certe scelte è uno che ci ama, allora ci fidiamo di lui. Se invece prendiamo queste disposizioni come degli ordini, seguiti magari anche da qualche minaccia, allora noi non ascoltiamo ciò che il Padre ci invita a fare. E adesso sentiamo che cosa accade con il secondo figlio. Avvicinatosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose, «Sì, Signore», ma non andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero, «Il primo». Anche al secondo figlio il padre si accosta, proselthon, avvicinatosi anche a lui, prende anche lui sotto braccio per convincerlo ad andare nella vigna. E sorprende la risposta immediata di questo secondo figlio. Sì, signore, meglio, il testo greco dice ego kyrie, io, signore. Non dice padre, signore. Per lui sono le disposizioni di un padrone che dà ordini e questi ordini devono essere eseguiti. Come mai risponde così deciso a ciò che il Signore chiede? E il Signore qui rappresenta Dio. Ha risposto subito sì perché non ha capito. Rappresenta quella parte di Israele che non ha realmente capito ciò che il Signore chiede al suo popolo. E si sono inventati tutta quella parte di sacrifici, di olocausti, incensi, digiuni. Ma era questo che il Signore aveva chiesto? Se avessero capito, avrebbero fatto come il primo figlio, avrebbero detto di no. Perché il Signore che cosa chiedeva? Chiedeva giustizia, amore per il povero, per la vedova, per l'orfano, per lo straniero. Invece avevano limitato l'adesione alla volontà di questo Signore a tante cose che erano degli imperativi umani. Lo dice bene il profeta Isaia al capitolo 29. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Il culto che mi rendono è un imperativo di precetti umani. Il Salmo 50. Il Signore che dice al suo popolo, non ti rimprovero per i sacrifici, per gli olocausti, tu mi offri agnelli di prima scelta. Qual è il problema? Chi te li ha mai chiesti? Io ti chiedo l'amore per il povero, la giustizia. Questo è ciò che mi interessa. Ecco la ragione. Questo secondo figlio rappresenta quella parte del popolo di Israele che ha detto di sì, ma senza avere realmente capito ciò che il Signore vuole. La domanda adesso che Gesù fa a quegli interlocutori che ha davanti, chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? E tutti rispondono, il primo. È un invito che Gesù fa a ripensare adesso alla nostra posizione. Sono già morti quegli interlocutori del tempo di Gesù. Questa parabola e quindi questo secondo figlio rappresenta tutti noi. Quante volte noi cristiani abbiamo detto di sì a Dio, subito sì, perché non avevamo realmente capito cosa ci chiedeva e ci siamo inventati tutte le nostre pratiche religiose che tante volte servono soltanto a tranquillizzare la nostra coscienza, ma non ci siamo lasciati coinvolgere in ciò che Lui realmente ci chiede, il dono della nostra vita. Se avessimo capito avremmo fatto come il primo figlio. Gesù ha detto nel discorso della montagna, non chiunque mi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco, noi ci siamo rivisti in tutti e due questi figli, perché abbiamo sentito la ripulsa, abbiamo detto di no tante volte, poi ci siamo anche convertiti, abbiamo anche cercato di dire un po' sì, poi siamo anche come il secondo figlio che cerca di tranquillizzare la propria coscienza con delle pratiche che ci siamo inventati noi. Ci sarebbe un terzo figlio al quale noi dovremmo assomigliare. Non se ne parla nella parabola, ma lo capiamo chi è questo figlio. È l'unigenito del Padre del Cielo, è Gesù di Nazareth. Lui ha risposto sì e ha messo in pratica tutto ciò che il Padre voleva da lui. E adesso Gesù si rivolge direttamente ai capi religiosi del suo popolo e applica a loro la parabola. Sentiamo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Facciamo attenzione perché potremmo interpretare male le parole di Gesù. I pubblicani, le prostitute, i peccatori vi passeranno davanti nel regno dei cieli. Non sta dicendo che loro sono buoni, invece quei pii giudei che Gesù ha davanti sono cattivi. A volte sentiamo anche noi qualcuno che dice: quelli che non vanno in chiesa sono migliori degli altri, lo ha detto anche Gesù. No, non è vero. I pubblicani, le prostitute, non sono modelli da imitare, sono fuori strada, devono convertirsi perché stanno sbagliando, stanno impostando male la loro vita. Gesù sta dicendo che queste persone passeranno davanti agli altri, cioè arriveranno prima a entrare nel regno di Dio. Come mai loro arrivano primi e gli altri arrivano dopo? Cos'è che impedisce alle persone pie, che sono quei giudei buoni, giusti, che Gesù ha davanti? Cosa impedisce loro di aderire alla proposta che Gesù fa col suo Vangelo? Eccola la risposta. L'impedimento è quella pratica religiosa che loro si sono inventati, quelle disposizioni umane che tranquillizzano la loro coscienza, che li fa sentire già a posto con Dio, per cui non hanno bisogno di conversione, non hanno bisogno d'altro. I pubblicani e le prostitute non hanno questa schermata spirituale che dà loro sicurezza di essere a posto. No, loro sono persone bisognose della salvezza. E quando hanno sentito il Battista che li invitava alla conversione, loro si sono lasciati convertire e sono arrivati prima a entrare nel regno di Dio, cioè a dare l'adesione alla proposta di uomo fatta da Gesù di Nazareth. Si sono convertiti. Il Battista aveva indicato loro il Messia e loro l'hanno accolto. Coloro invece che si sentivano sicuri con la loro religione, i sommi sacerdoti, gli anziani, gli scribi e i farisei, non si sono lasciati convertire e hanno perso l'opportunità di entrare subito nella vigna del Signore. Poniamoci allora la domanda: noi che ci sentiamo a posto, potremmo forse essere il secondo figlio, cioè colui che ha detto di sì? Ma chiediamoci, il nostro sì ci porta poi a lavorare realmente nella vigna? Chiediamoci quanta gioia produciamo noi
con la nostra vita, con il nostro impegno, con il nostro lavoro. Questo è il vino. Se noi produciamo questa gioia, vuol dire che, anche se forse inizialmente abbiamo detto di no, poi gli abbiamo detto il nostro sì. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.